Sono Luciano Attolico, amministratore delegato di Lenovis e autore di Innovazione Lean. In questo video vi parlerò dei legami tra la strategia, il pensiero del lungo termine e l'innovazione. Perché molte aziende pretendono di fare innovazione, la chiedono ai propri dipendenti, ai propri collaboratori, ma in realtà si dimenticano di legare concetti importanti, strategici, come la propria visione, la propria strategia di lungo termine, è quello che otterranno attraverso le persone che si sforzano di fare innovazione. Seguitemi e cercheremo di scoprire insieme questi legami. Qualche giorno fa ero in un'azienda che produce acciaio, una delle aziende più importanti in Italia in questo settore. Ero con il comitato esecutivo e l'amministratore delegato. Ho fatto questa domanda: voi cosa fate? Loro mi hanno risposto: acciaio. E ho ripetuto: voi cosa fate? Acciaio, voi che non lo sappiamo, siamo qui da tanti anni a fare questo mestiere anche, facciamo acciaio. A quel punto ho replicato: voi non fate acciaio, voi permettete ai grattacieli di ergersi, voi permettete ai ponti di collegare isole, voi permettete ad automobili di muoversi, voi permettete a molte sedie di esistere e di consentire alle persone di poggiare il proprio fondo schiena comodamente su quelle sedie. Voi fate un sacco di cose che consentono all'umanità di vivere e di sperimentare il progresso. A quel punto ho visto un silenzio ed una faccia sbigottita, perché in fondo si sono resi conto che avevano realizzato un link profondo, un legame tra quello che loro facevano quotidianamente e il significato dei loro prodotti. E questo cambia completamente il modo di vedere i prodotti, il modo di vedere i processi nella tua azienda, quando ti rendi conto del fine ultimo dei tuoi prodotti. Allora in quel caso la tua visione si allarga, in quel caso anche la tua energia messa in campo cambia, non è più la stessa. Quindi è molto importante in quelle aziende che vogliono creare un ambiente favorevole all'innovazione cercare di creare queste connessioni e renderle evidenti, chiare, tangibili. È molto importante connettere ciò che le persone fanno quotidianamente, ogni giorno, con la visione, tra l'altro, che l'azienda ha nel tempo. È molto importante quindi capire che le aziende che hanno fatto innovazione o che si sforzano di fare innovazione ai giorni nostri sono proprio quelle che hanno una strategia di lungo termine, una visione, una missione e un insieme di valori tali da consentire l'innovazione fluida, facile, perché le persone in realtà non sono mosse con passione dal fatto di fare pezzi di acciaio o di plastica o di quale materiale tu voglia scegliere, ma sono mossi dal significato delle loro azioni, sono mossi dal significato e dal fine ultimo che gli oggetti o i servizi che stanno trasformando in quel momento hanno. Se guardiamo la vision di Apple, scorgiamo che Apple ha come vision il fatto di produrre strumenti per la mente in grado di far progredire l'umanità. Allora, con questa vision è normale che persone e processi siano plasmati in modo coerente. Una vision ben fatta, una vision calibrata, trasforma l'operato quotidiano molto più di quanto tu non immagini. Guardiamo la vision di IKEA. Soluzioni sostenibili, affordable dicono, per migliorare la vita delle persone. Affordable solution for better living. Dietro questa vision in realtà è facile scorgere strategie, idee, soluzioni che l'azienda ha scelto e che le persone continuano a interpretare giorno dopo giorno. Andiamo a guardare la vision di Toyota. Toyota, se guardiamo la sua vision, afferma di voler essere
chi guiderà il futuro della mobilità mondiale con i mezzi di movimentazione, quindi non dice automobili, ma mezzi di movimentazione più sicuri e di qualità al mondo. Quindi non ti dice nemmeno che si muoverà per fare automobili. Questo ti fa capire subito dove stanno puntando. Leggendo una vision fatta bene di un'azienda, capirai cosa sarà possibile vedere tramite quell'azienda nel futuro. E molto spesso gli imprenditori italiani dimenticano questo. Se non trasferisci, se non fai un lavoro profondo su quella che è la tua vision, in realtà non crei un ambiente organizzativo favorevole all'innovazione. Cos'è la vision in buona sostanza? La vision è l'identità futura desiderata dall'azienda. Quindi è un punto di attrazione per tutti, persone che ci lavorano, fornitori, clienti anche di quell'azienda. È il faro che illumina la direzione. E quindi quando un'azienda riflette sulla propria vision, quando un imprenditore riflette sulla propria vision, oppure quando un comitato di direzione riflette sulla propria vision, riflette su quello che vuol fare da grande in buona sostanza. E questo è indispensabile per direzionare l'innovazione, altrimenti impazziresti, non riesci a capire quale direzione prendere. È importante capire chi vuoi essere da grande come soggetto aziendale. Una vision ponderata è sicuramente impattante per la strategia che l'azienda seguirà nei prossimi anni. Quindi è impossibile avere un ambiente in grado di generare innovazione con alto impatto se non è stato chiarito il punto di arrivo. Quindi possiamo semplificare vision come il punto di arrivo desiderato. È molto importante osare da questo punto di vista, è molto importante capire che la vision non deve necessariamente essere vicina a quello che sei oggi, ma è importante capire che la vision deve attrarre e deve motivare le persone proprio a raggiungere posti mentali, intellettuali, professionali che oggi non sono usuali. C'è un altro elemento che condisce la visione strategica di un'azienda per favorire l'innovazione: la mission. La mission è in realtà la spiegazione concreta di come l'azienda vuole realizzare la propria vision e quindi spiega cosa fai, perché sei diverso, come lo fai e qual è lo scopo di ciò che fai. Quindi se non chiarisci bene la mission aziendale, in realtà manca un pezzo. Le azioni che vengono fatte quotidianamente nell'ambito dell'innovazione, così come nell'ambito di altre funzioni aziendali, non seguono delle linee guida operative che l'azienda potrebbe fissare a monte con l'esercizio di questa mission. Guardiamo la mission di Coca-Cola: rinfrescare il mondo, creare momenti di ottimismo e ispirazione, fare la differenza e creare valore. Allora, quando in realtà in modo sintetico si trasmette questa missione operativa alle persone, viene indirizzato in realtà l'operato quotidiano, non viene lasciato al caso, viene guidato, viene direzionato. Guardiamo la mission di Google: organizzare le informazioni dell'intero mondo e renderle accessibili e utilizzabili da chiunque. Beh, una mission del genere anche giustifica e fa capire perché Google ha fatto certe cose negli anni e sicuramente la vedi coerente con ciò che Google è sul mercato. Quindi, vision: dove voglio arrivare, chi voglio essere da grande. Mission: chi siamo, cosa facciamo, perché siamo diversi, perché lo facciamo. Queste sono le domande a cui la mission deve dare risposta e a cui la vision deve dare risposta. Perché è importante parlare di vision e mission in riferimento all'innovazione? Perché le persone sono mosse dal significato che danno alle proprie azioni,
non dalle singole azioni o dagli oggetti che movimentano tutti i giorni. Il perché è molto più importante del cosa. Quindi quando l'azienda riesce a trasferire un perché attraente, motivante, allora le persone hanno forme di energia emozionale, spirituale, molto più profonda. E questo viene dimostrato dalle aziende in cui questo lavoro di envisioning viene fatto molto bene. Se vuoi fare innovazione, devi pensare in grande, come individuo e come azienda. Se vuoi che le tue persone facciano innovazione, devono avere un'asticella molto alta da saltare. Solo in quel modo le persone saranno motivate ad andare verso questa asticella. Quindi non c'è scorciatoia, altrimenti non si parla di innovazione, ma al massimo si parlerà di miglioramento incrementale o di piccoli progressi, che vanno bene, per carità, ma non si fa innovazione in questo modo. L'innovazione è sempre legata a forti forme di energia che si mettono in campo attraverso persone che sono attratte dall'idea di raggiungere qualche meta mai raggiunta prima. Alvin Toffler diceva che dobbiamo pensare alle cose grandi mentre facciamo le cose piccole, in modo che le cose piccole possano andare nella direzione giusta. Auguro a te e alla tua azienda di pensare sempre più in grande, perché pensare in grande è l'unica via per generare innovazione ad alto impatto.